Le fogo, le mani, no, era il no, no, possiamo fare vedere se è no? E poi ci sono due scherzi. Quindi quando le chiamo, le mangiamo. Allora, intanto eh, grazie di essere venuti qui, venuti e venute qui. Eh, vi, vi propongo una scrittrice che ho avuto il, il piacere di conoscere, di, di frequentare, eh, a pochissima distanza da dove ci troviamo adesso. Ok, penso meglio, S no. Dov'è? Eccolo, ok. Va bene, ecco, adesso siamo perfetti. Eh, perché Lalla Romano, che è scrittrice che in genere non viene associata alla città di Milano. Ha vissuto praticamente dal dopoguerra fino alla sua morte in tarda età nel 2001 in via Brera 17, che è qua. E questa sua casa, ehm, che si trova sostanzialmente in un palazzo. Ehm, vicinissimo, praticamente quasi davanti all'Accademia, un palazzo nuovo, un po', un po' rientrato, quindi anche tranquillo, e diventato una delle case musei, museo dei milanesi, credo che ci si possa forse un po' covid permettendo prenotare per andarla a vedere chi ne avesse ehm, voglia e quindi vi racconto come è avvenuto questo, questo incontro io all'epoca eh, per un Breve periodo eh, avevo il compito di fare un cosiddetto, il cosiddetto lavoro di scouting per una casa editrice tedesca, segnalando eh, una casa editrice molto letteraria, diciamo più o meno l'equivalente delle Naudi segnalando oh, degli scrittori italiani che secondo me valeva la pena di tradurre in, in tedesco ed era. Uscito questo, questo libro, che è uno dei libri da cui spero di riuscire a leggervi qualcosa, che è Nei mari estremi, che è un libro uh, dedicato alla storia uh, sua uh, con suo marito. Che eh, si chiamava Innocenzo Monti, detto Censo, e che era eh, diventato negli anni il direttore della Banca Commerciale Italiana, che è stata la più grande banca italiana, quella dove oggi c'è la sede del, de, della Comit e eh, là dove oggi ci sono le Gallerie d'Italia. Poi, appunto, ho fatto la fusione col, col gruppo Intesa San, col gruppo San Paolo, è diventata Intesa San Paolo, però era diciamo la grande banca storica milanese. E, e io, appunto, per, per, per pensando di proporre, o avendo già proposto, non ricordo più il suo libro, questo editore, eh, faccio un appuntamento con l'autrice. Che, che mi riceve a casa sua, e, e questa signora ormai di una certa età, mh, struccata con i capelli bianchi, usava a portare molto spesso delle, de, delle papaline, cioè, mh, diciamo, etniche più o meno, cioè no, non più o meno, però, insomma, l'idea era quella praticamente un, un po' una rivisitazione di un antico modo di portare i capelli che avevano le, le, le signore di un tempo e, e niente con me è, è stata estremamente gentile e quindi dopo dopodiché ci siamo frequentate quando uscì il mio primo libro lei fece una bellissima recensione sul Corriere della Sera e ehm, e, e quello che mi colpì, quindi leggendola alla Romano, cioè, avevo letto prima che uscisse questo libro, un, un altro suo libro eh, intitolato Una giovinezza inventata, che probabilmente è, è stata anche un, come dire, un, una cosa che mi ha formato, e che lei è in un certo senso un'antisignana. Di quelle, di quelle scritture letterarie non di finzione che oggi eh, hanno avuto, non solo in Italia, così grande successo. Cioè, in un certo senso, l'opera di Lalla Romano può essere letta come un, un racconto continuo praticamente della sua intera vita, che è una delle ragioni probabilmente per cui non venga associata a Milano, perché lei era nata in questo. Paese eh, di nome De Monte che sta eh, nel Cunese quasi sul confine della Francia. Poi mh, per un po' di tempo è vissuto a Cuneo, poi la, diciamo gli anni della formazione poi della guerra li ha trascorsi a Torino, quando all'epoca Torino eh, era stata allieva di. Di pittura di Felice Casorati, quindi sostanzialmente la sua prima vocazione era stata quella della pittura. Poi ha cominciato a scrivere poesie, poesie che, che ebbero il consenso di Eugenio Mantale, quindi pubblicò delle poesie e poi piano piano quindi già non, non giovanissima, comincia a scrivere questo, un, un, fa un, un libro un po' strano intitolato Le, Le Metamorfosi, con delle prose un po' ehm, inventive, fa un, un romanzo un po' più tradizionale intitolato Tetto Murato, fa un libro che conquista il famosissimo, oh, importantissimo critico letterario. Ehm, Gianfranco Contini, intitolato Maria, dedicato al rapporto con questa domestica Maria, che poi si ritrova in, in vari altri libri, che, è già, eh, che è un, forse è ancora un po' una forma più romanzesca, e fino a. Ad approdare e a sperimentare in vari, declinare in vari modi queste scritture appunto della non invenzione di cui. Uno dei libri più famosi è il libro dedicato alla sua infanzia, quindi di, di eh, Piemontese, eh, intitolato La pelombra che abbiamo attraversato, alla madre, alla morte della madre. Poi nel 1969 vince eh, il premio strega, cioè una delle... Poche autrici italiane eh, a vincere il Premio Strega, una delle insomma, mh, insieme a Natalia Ginsburg, a Anna Maria Ortese, a Elsa Morante e, e poche altre, cioè soprattutto appunto farebbe e, e parte di questo. Mh, di questo gruppo di, di importanti scrittrici, chiamiamolo degli anni d'oro della letteratura italiana del dopoguerra, e il libro oh, ha un grandissimo successo, ma sarà anche un libro estremamente complicato oh, per le sue ricadute. Perché? Perché è un libro appunto in cui l'alla romano... Oh, Ricostruisce il suo rapporto, o soprattutto il suo rapporto, con un figlio che sostanzialmente, sin da quando era piccolo, fino a quando diventa un uomo adulto, un giovane adulto che, che si sposa e siamo anche negli anni della contestazione, è sempre stato. Scontroso, va un po' in con, molto difficile, c'è cioè un rapporto in cui il, il figlio si nega mh, alle aspettative, alle, anche alle proiezioni, i desideri dei genitori, soprattutto della madre, e, e, e a quelli della società, mh, in, in un modo che probabilmente all'epoca sembrava anche molto emblematico no? dei fermenti giovanili del 68 eh, secondo me oggi lo si può leggere anche un po più in un'ottica un, un po diversa anche perché eh, poi ne, ve ne leggo dei pezzetti vedremo meglio se vogliamo il, il perché mi sembra un po più particolare e e dunque, la conseguenza di questo libro, mh, che è un libro ehm, dove eh, una scrittura come spesso e poi sempre di più nei libri di Lara Romano, organizzata per brevi capitoletti, quasi frammenti, ehm, si, in questo caso si serve molto di materiali. Mh, di fonti che lei cita, che sono lettere del figlio, notazioni dei suoi diari ehm, e, e, e altro, no? soprattutto quindi c'è questo, questo aspetto di, di montaggio, di collage. Uh, di di, di, plu, di plurivocalità anche, no? eh, perché evidentemente la, la cosa che lei, anche si capisce che lei a questo figlio ormai adulto, mentre lavorava al libro, ha chiesto delle spiegazioni. Quindi, tanto in tanto c'è un qualcosa che richiama questi dialoghi avuti. Poi, probabilmente per via di questo anche grandissimo successo che questo libro ha dato, il libro è stato uno mh, dei motivi per cui il, la relazione con questo figlio, è già difficile, negli anni si è molto guastata senza più riprendersi. E, mh, e ci sono delle posfazioni varie anche su questo punto, alle uh, parole tra noi leggere che mh, Esprimono il punto di vista della romano, cioè esprimono il punto di vista di una scrittrice rispetto a quello che il la letteratura, eh, quello che può, può essere il costo della letteratura e di quello che è il, il suo approccio alla letteratura, che sono abbastanza a mio parere impressionanti, anche perché appunto esprimono un, una visione molto novecentesca del rapporto tra eh, autore e testo, no? cioè in cui il testo, cioè quello che esige il testo a te che hai la vocazione di fare l, lo scrittore e, e, ed è una vocazione che sta dalle parti dell'arte con la maiuscola, anche se poi lo stile sia di scrittura sia di modo di porsi, la romano era molto... Piemontese, cioè quindi molto lontanissimo all'enfasi e alla retorica, però, insomma, nella sostanza l'arte era quella cosa lì. No? Che aveva un ruolo così importante nella vita che, che purtroppo, ovviamente, con grande dispiacere, se ti eh, finisce per dettare il tuo rapporto di madre con tuo unico figlio, doveva andare così. E, quindi, questo è un aspetto. L'altro aspetto è l'aspetto appunto a cui accennavo prima, anche lì c'è un, una. Uh, la prima delle, de, delle postille, delle postfazioni che Lalla la Romano a due o tre anni dopo l'uscita del, del romanzo aggiunse in cui riflette proprio su questo lavoro appunto apparentemente eh, autobiografico, semplice, eh, a, 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 apparentemente in, in, in diminuendo rispetto alla, alla creatività perché appunto c'è una rinuncia all'invenzione, perché c'è eh, l'uso di, quest, di, di queste fonti anziché appunto la, la, la riscrittura libera. E anche questo, secondo me, è veramente interessante vederlo col senno di oggi, dove appunto questo tipo di, 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 di percorsi dentro mm, al mm, a quelle che sono le tendenze della letteratura degli ultimi insomma, anni, decenni, sono ehm, così mh, palesi e eh, importanti. Cioè, e tutto questo, diciamo, ehm, forse, come spesso succede, quando qualcosa è. Ehm, un po' non tanto in, in, in sintonia con, con il proprio tempo per varie cose, all'epoca non, non risaltava così tanto, sembrava più una... Uh, e, e oggi tut, continua a, a, a venire spesso classificato come appunto uh, un'autrice che, come fanno tante autrici donne, esplora l'intimità. No? Cioè questa, perché effettivamente sono quasi sempre sono storie di famiglia, storie di persone vicine, ehm, però appunto come vedremo c'è una consapevolezza st stilistica molto forte e c'è come un, un continuo interrogarsi, forse più che psicologico, proprio di tipo quasi morale, no? di chi sono io, chi sono gli altri, cosa ci lega, e, e, e con... Mh, con un modo di, di, di scrivere molto preciso e al tempo stesso quasi mai descrittivo. Ed è questa una delle ragioni io, appunto, sono andata a rileggermi eh, questi due libri. Ce ne sono altri in cui Milano entra. Milano mh, forse entra un po' meno, anche là dove sostanzialmente è il luogo mh, che ha generato la gran parte dei libri alla Romano che magari altri posti, semplicemente perché, ad esempio, nelle parole tra noi leggere, a partire da quando appunto la storia della madre e del figlio diventa una storia in cui loro si trasferiscono a Milano, Milano è come un dato di fatto, no? è là dove accadono le cose e a lei non interessa tanto descrivere la città. No. Mentre se il figlio d'estate va dalla nonna a Cuneo, c'è scritto a Cuneo da Cuneo, ci mandava la lettera XY. Va bene. E quindi c eh, siamo in, con, con questa autrice in cui Milano c'è Tendenzialmente si vede un po' sì un po' no. <ride> e, mh, questo vale per le parole tra noi leggere, va, uh, vale per uh, Nei Mari Estremi, vale mh, per altri due libri mh, molto belli, di cui uno mh, molto amato per Paolo Pasolini, che è Inseparabili, mh, Inseparabile. E l'altro in questo momento ho un, un vuoto di memoria. Insomma, comunque ci sono due Uh, libri che lei ha dedicato a questo amatissimo nipote, cioè il, il figlio con cui il rapporto poi si è guastato, ha avuto un, un figlio, Emiliano, e questo figlio è stato sostanzialmente amatissimo uh, dalla nonna e dal nonno, e c'è un, un libro sostanzialmente che. Uh, indaga più uh, il, la questione di questo bambino mentre i genitori si separano e un altro più breve eh, che proprio uh, racconta come dire la beatitudine di, 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 di questa nonna a contatto con questo meraviglioso nipotino. E, dunque vabbè io a questo punto comincerei eh, a sì esatto l'ospite esatto sì sì l'ospite è quello allora nei mariestri procediamo no? questo è l'ultimo di noi mariestri Vabbè, e, dunque, la, la, la situazione è questa. No? Il, il marito, che è conosciuto come vedremo dopo in Piemonte. Perché era una, uno che, che si era fatto la gavetta. In banca per cui prima l'avevamo mandato Cuneo, cioè il poveraccio, e, e però da lì, lì è tornato alla fine mh, a, a Milano dopo, dopo un po' di anni anche a Torino. Eh, quindi conosce la moglie a, a Cuneo. Uh, il figlio nasce durante la guerra a Cuneo, uh, loro si trasferiscono appunto a Torino uh, e Lalla Romano insegna nel frattempo, fa la professoressa, uh, italiano e francese credo, però potrei sbagliarmi, non mi ricordo più. E Mm, però a un certo punto, come com succede a quelli che lavorano in banca, il marito ha un, un, tra, hmm, fa carriera e, e torna a Milano nella sede e fa avanti e indietro, quindi questi stanno per un po' a Torino perché non trovano casa, la casa non è mai pronta, eccetera, eccetera. E poi finalmente lei e il figlio che già ha dato... Mm. Il segno di essere un ragazzino, un bambino difficile, si trasferiscono a Milano. A Milano la sua solitudine si accentuò. Già io, la prima volta che avevo visto la casa semidiroccata in quella viuzza di una periferia che non mi diceva niente perché non era quella di Torino, mi ero messa a piangere. Io, che delle belle case me ne infischio. Presto il quartiere mi diventò simpatico, popolare com'era e sincero. Ma con la casa non mi sono rinconciliata mai, nemmeno ora. Voglio dire, anzi, vuol dire, con la mia stessa di allora. Lui fece della sua camera una tana laboratorio, simbolo e corazza del suo isolamento. E lei portato dietro sempre, ce l'ha ancora. Trafficava sempre coi suoi strumenti, ma qualche volta lo trovavo seduto sulla finestra che dava su un cortile cieco, tristissimo. Ci, che il marito Censo, tentava, tentava di farci amare la sua città, la sua cara città. Ci portava a scoprire le bellezze nascoste, vecchi palazzi, cortili. Ci accompagnò a visitare i dintorni, a quei tempi non ancora infestati dall'industria, lungo le strade ancora libere. Lui ci seguiva passivamente in queste gite in bicicletta nella Brianza o in treno fino ai laghi. In bicicletta suo padre lo spingeva sulle salite, ma lui si dichiarava presto stanco sui laghi, in battello. Per tutta la traversata stava a testa china. Sbucciava un ramo con un temperino, intagliava, non alzava mai gli occhi sul paesaggio che io ammiravo ad alta voce. Con i luoghi io desideravo fare amicizia, il loro romanticismo mi bastava, li giustificava insomma. Del resto per me era bello anche perché erano domeniche e C era con noi, ma lui fu irriducibile murato nella noia nella sua noia e rifiuto. Era qualcosa più grande del dispetto e dell'uggia per le gite di famiglia. Ma su un piano psicologico, certo, era la nostra coppia ricostituita che fatalmente lo estrometteva come un tempo. Magari co non con me sola le mie esclamazioni l'avrebbero seccato, ma con suo padre la gita Sarebbe stata un'altra cosa per lui. E dunque, questo è il, è il bambino ancora, diciamo più o meno, che va alle medie e che rispetto a questa, questa Milano che si intravede. Eh, ri, continua ad avere questi suoi atteggiamenti di, di, di forte chiusura. E... Dopodiché vediamo se trovo il pezzo che volevo leggere. Ecco sì, ecco qua. E... Questo, bambino ha poche, questo bambino ragazzino, anzi, ha poche fortissime passioni. Gli piacciono le armi, però non, non, non diventa un bellicista. Eh, gli piace tutto quello che si fa, insomma, le, le, le ferramenta, queste robe qui. E, e a un certo punto sviluppa la passione per la moto. Sarà uno dei primi ragazzini a cui viene concessa una moto, l'isomoto. Un eh, però con questa moto oh, quando d'estate deve andare a Cuno e il padre continua a lavorare in banca non lo lasciano andare a Cuno quindi c'è questa, questa lettera in cui che lui scrive al padre forse ecco. e, caro papà sento dalla tua lettera che ti preoccupi della mia prigionia però non è una prigione comune come credete voi, dato che cercate sempre di farmi evadere. Ma io sono insieme a prigione, galeotto, carceriere, direttore e libero cittadino. Perciò l'evasione è impossibile. Tu dici che qui non esco tanto come a Milano ed io esco solo per qualche ragione. A Milano andavo sempre in giro al cinema oppure andavo dai vari ottici e armaioli come faccio anche qui ma devi notare che a Milano le distanze sono dieci volte maggiori la similitudine del fungo è magnifica ad ogni modo questa sera ho fatto la mia brava passeggiatina da povero vecchio mi sono molto divertito quanto a studiare ho già cominciato ma in quanto a non essere secondo nessuno uno può essere primo o ultimo di fronte al prossimo senza alterare le proprie qualità. Secondo la qualità di quest'ultimo. Tanti saluti e baci. Allora, qua eh, appunto, eh, ha, ha quasi fatto, sa, per, mh, insomma, è alle superiori, eh, alle superiori non studia. Uh, gli fanno fare un il padre è contento ma a un certo punto sembra che voglia fare lo scientifico a Leonardo però va male subito per cui uh... La mamma, che, che è una mamma a suo modo, nonostante appunto la, la, la sua temperatura artistica molto iperprotettiva, è anche molto innamorata di questo figlio. Cioè, in lei, in questo figlio, nonostante le asprezze forti di questo racconto, cioè vede sempre un futuro genio, un qualcosa di, di, di eccezionale. E, e, e quindi dice, oddio no, questo, questo ragazzino lo togliamo da questa scuola terribile, lo mettiamo a, un, a una scuola privata, per cui in qualche modo, in questo modo oh, finisce di, di, di fare anche eh, le superiori. E, e dopo appunto l, il problema si ripresenta con l'università. Mm che comincia e non finisce, poi vuole fare il ferroviere, il guardiano del faro, ma non fa il concorso per entrare in ferrovie, eccetera, eccetera. E, e quindi le, le, la situazione è veramente non facilissima, mh, se non che... Se non che ehm, il padre, cosa fa appunto? Il padre ha le conoscenze e li trova un lavoro in una banca, eh, che è un brano che pensavo eventualmente di leggervi, però mh, se no diventa troppo lungo. Eh, no, no, non è detto dove stia sta banca, si dice però molto chiaramente che tipo di banca è. Cioè, una banca piccola dove non si fa carriera perché lui assolutamente non avrebbe voluto fare carriera. No? Quindi il papà usa le sue diciamo, conoscenze per sostenere il suo figlio in, in un posto dove perlomeno questo stia tranquillo e dove il figlio, ancora ragazzo giovanissimo, in realtà come prima eh, preoccupazione ha quella di capire quando e come si fanno le ferie e quando si va in pensione. <ride> Quindi questo è tutto questo a me fa molto molto, erano altri tempi. <ride> e in, in, in tutta questa cosa appunto di questi genitori che devono prendere la misura su questo figlio che... che che non si vuole inserire diciamo, nel mondo circostante c'è però un, una specie di miracolo cioè il, il ragazzino sin da, sin da quando era appunto forse ancora alle medie conosce eh, a scuola e poi ritrova al mare tra l'altro sono tutti anche i luoghi eh, de, di villeggiatura, tranne appunto quelli in qualche modo legati alle, alle origini della Romano, sono tutti molto da milanesi, da signori milanesi una volta, quindi eh, a Forte dei Marmi. A un certo punto i genitori si stupiscono come mai questo qua voglia sempre andare a Forte dei Marmi. Che tutto sommato non era così grande appassionato di mare, eh, così e, e, e si scopre perché c'era sta ragazza. Allora, questo, con Questa ragazza in una relazione assolutamente simbiotica la ragazza si chiama Marlene ed è eh, di mh, famiglia molto altolocata nobiliare toscana da parte di padre e, e svizzero tedesca eh, da parte di madre mh, ma è altrettanto eh, insomma eh, si, si, son, si sono molto trovati per cui vanno in giro Uh, vestiti da, da, da motociclisti, cioè fanno il centauro sulla moto, eccetera, eccetera. E, um, e quindi il brano che vi leggo, in questo brano in cui vi leggo, compare anche questa figura, questo nome Nenè che è il diminutivo di, di, di questa Marlene. Ho pensato tante volte, se non avesse la Nenè e suo padre, Forse il suo umorismo non sarebbe bastato, sarebbe finito come Bartleby. Citazione, appunto, qua parla il figlio: Il mio capo ufficio è sempre scuro, preoccupato per qualcosa, preoccupato perché qualcosa non va, eppure è felice. Io scherzo, mi infischio se qualcosa non va, anzi, ne sono contentissimo, spero sempre che ci siano pasticci insolubili. Eppure sono infelice. Allora gli ho domandato il perché e il come. Ha confermato che, che gli era parso inevitabile. Sul come ha risposto che in quei primi tempi, i peggiori, aveva due specie di lesioni. Quando usciva la sera, andava in via Monte Napoleone a guardare le automobili. Adesso le detesto, ma allora mi interessavano. Si vedevano ancora macchine di lusso con interno di pelle, eccetera. Ma era in via Chiaravalle che andavo più sovente. Mi pare di capire. C'era un casino, mi spiega tranquillo. Per un momento raggiungevo il nirvana. La sola cosa che ho il coraggio di domandargli è, lo dicevi a Marlene? Adesso lo sa allora non glielo dicevo così mi pare di poterlo assolvere a me è un pezzo molto molto impressionante e anche nella sua sinteticità di, di, di tratteggiare madre e figlio in questo riferimento che è, è una cosa che a me è venuto in mente molto molto prima di, di, che se ne facesse riferimento qui dentro. Lui è molto Bartleby questo personaggio del figlio, no? Cioè la madre, poi l'autrice, la, la romano, nella sua postazione dice, va bene, questi io lascio nomi e cognomi di tutte le persone, eccetera, eccetera, apparentemente non, non, non invento nulla però il materiale come lo organizzo come co eh, è, è frutto comunque di una mia lettura, Quindi frutto di una mia ehm in tutto questo va bene Monte Napoleone le automobili di lusso o insomma quello che evoca Monte Napoleone è abbastanza chiaro via Chiaravalle oggi non è probabilmente un posto cioè a parte che, che, che grazie al cielo i i bordelli li hanno chiusi però via Chiaravalle se non sbaglio è qua in mezzo alle viuzze del centro che mh, è appunto appunto è una strada centralissima. Ormai da, cioè, insomma, da, da quando noi due ne abbiamo memoria più che rispettabile, che appunto in quegli anni che saranno stati comunque già uh, anni '60 pieni ci fossero i bordelli dietro la statale, a me fa abbastanza impressione così. Eh... era famoso ai tempi del fascismo perché c'era la maitresse che, ah, eh, sì. che accoglieva gli ospiti con una scimmia sulla spalla ed era famosa in tutta milano per questo Niente, solo ma evidentemente era così cioè questo sarà stato così famoso che Che appunto nel 1969, se tu dicevi via Chiaravalle, ci faceva l'affetto che oggi ci fa ancora via Monte Napoleone, per, dire, per, per, no? per capire come, come cambiano i tempi. Bene. Eh, credo che a meno che non abbia saltato qualcosa però credo di, che dato che ne avevo scelte troppe di robe da leggere eh, abbiamo deciso di fermarci qui e infatti va anche bene e, mh, Aspetta, guarda, scusatemi se faccio quella che, che, che guarda con... Uh, sì, 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 esatto. E, dunque, comunque quello che ho sostanzialmente cercato di fare, poi riprendiamo il, il filo alla fine, è eh, quello di, di comporre questi frammenti, di questi due libri, proprio per, per farvi vedere come sostanzialmente si racconta sempre la stessa storia, in modo che sostanzialmente si, si compie un percorso. Allora, in la, nei Mari Estremi, che è un libro di quasi vent'anni dopo, dell'87, ha una prima parte in cui sostanzialmente rac, ri, racconta il periodo mh, tu. tu Insomma, la vita è trascorsa, soprattutto l'inizio della frequentazione di questo, con, con questo che sarà il futuro marito. La seconda parte, mh, invece, è dedicata a, al periodo in cui eh, si scopre che ha eh, che un tumore e purtroppo un tumore di quelli che se lo porteranno via in molto breve tempo. E, mh, No, il marito, il marito. I, quello che volevo appunto aggiungere è che eh, le parole tra noi leggere è un verso di Montale, nei mari estremi è un qualcosa che viene da Andersen, dalle fiabe da, fia di Anderson. I, i, il primo brano, che è quello che trovate a pagina 6, è, è l'incontro. Il primo incontro. Le informazioni che Gigi aveva dato ai miei, loro non gliene avevano chieste, erano le seguenti. Il nuovo compagno di gite veniva da Milano, guadagnava già 900 lire al mese ed era figlio del colonnello dei carabinieri. Tutte e tre le notizie non avevano alcun interesse per me, soltanto mi indisponeva un po' la presenza di un colonnello. Nelle gite del club alpino c'erano delle ragazze che volevano sempre camminare davanti a tutti perché le figlie dei colonnelli devono essere le prime. In quanto Milano doveva essere anche allora importante perché imponeva la moda. Lui portava un cappello col nastro chiaro a colori, tutti l'avevano nero. Per la strada i monelli gli davano la baia. A dir la verità su questo parteggiai per i monelli di Cuneo, provinciali e conservatori. Del resto mi aveva pure dato noia il suo berretto di tela bianco, rotondo con la falda ri rialzata della Marina Americana, quando lo vidi per la prima volta sul tram di De Monte. Per di più suonava una specie di fisarmonica da bocca. Come era giovane, mi ero sentita vecchia e corrotta. Questo è il, è il paese, chiaramente. Quindi. Ah, ecco, in realtà ho trovato una roba che, se mi consentite, vi leggo anche questa cosa qua della parola del treno leggere, perché mh, effettivamente ci stava in mezzo, che eh, sul retro del, del pezzo che vi ho letto prima, La gente lo spaventava ancora o forse soltanto lo annoiava. Tornando da scuola lo incontrai in galleria, solitario e preoccupato. A casa c'è gente. C'era la bambina Elvira di Dronero, venuta a trovare Maria, che è la domestica a cui è dedicato uno dei primi libri. Non solo l'università, ma tutto della gente, la città lo scandalizzava eravamo andati a mangiare la pizza con Eva e Luigi dopo la scala l'indomani lui stupito e indignato a mezzanotte mangiare un po' mi faceva rabbia un po' pena un po' ridere scrissi in un caso simile a questo mi appare come un essere incompreso per la sua purezza e integrità che non è di questo mondo sentivo questo e non in quanto sua madre puro Eppure tanto sovente mi irritavo. Questo purtroppo come madre. Però è anche vero che dentro di me, vale a dire visceralmente, lui direbbe, biologicamente lo capivo fino in fondo, lo soffrivo tanto da, eh, da difendermi in sogno contro l'accusa razionale di amarlo troppo. Sogno. Lugubre fila di parenti, ignoti. Di uno so che ha picchiato Pi, che è il figlio. Lo afferro per il bavero, lo scuoto, picchio ripetutamente la sua testa contro il muro, è un uomo vecchio, e grido. Dove eri tu quando lui era piccolo e malato? Dove eri quando aveva gli incubi, la difterite? Questo appunto completa, cioè, a parte completare il... Così, la, la descrizione anche più forte di, 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 di come si relaziona la madre, cioè di, di tutto questo graviglio di contraddizioni della madre che è troppo madre, che è troppo eh, scrittrice, quindi lo, lo, lo osserva anche no? con, con una specie di sdoppiamento. E, quindi, e questo è un brano da cui viene fuori di più anche questo quest aspetto qui e, e l'aspetto che viene fuori eh, mi sembra sempre interessante con questo questi piccoli riferimenti alla città che sono appunto tutto tranne che descrittivi eppure eh, mettono a fuoco No, con una specie di, di, di fulmina eh, capacità di, di, di simboleggiare attraverso i luoghi qualcosa di importante per, per quello che viene raccontato. Okay, questo era Bartley, questo era il Gigi, scusate se eravamo con le. C'era anche un collega più vecchio, e all'antica, era di Bergamo. Qua siamo, torniamo nei mari estremi e in realtà torniamo alla comit, <ride> che mi serviva un po' da modello per il mio uomo che parlava solo. Il, um, pagina 78 dei mari estremi, eh, capitoletto 24. Stavano in un ufficio insieme sotto un direttore centrale piuttosto carogna. Erano anni duri. Diranno che abbiamo collaborato, commentava questo collega che era dotato di un certo umorismo. Si andava insieme, io compresa, al bifiscale la domenica mattina. Dovevano lavorare anche di domenica. Erano finite le gite in sci. Questo collega si chiamava Luigi, aveva un bel cognome che era stato quello di un attore, Carminati. Siccome aveva anche un bellissimo profilo innocenzo, riuscì a fargli smettere il cappello molle che lui portava basso sul collo e lo faceva sembrare un contadino. Lo accompagnò a comprare un cappello coi bordi rilevati, grigio chiaro, che lo faceva assimiliare a un lord. Era un uomo delicato, ma senza letture. Innocenzo cercò di convertirlo, non ci riuscì. Aveva tentato inutilmente anche con suo padre. Il colonnello leggeva, come il signor Carminati, la Domenica del Corriere. Trovavo ingenua, anche se nobile, la vena pedagogica di Innocenzo. Così a Parma portava tutti, stranieri italiani, a visitare il Duomo e il Battistero, sua grande passione. Immaginavo con quale risultato. E qua siamo nella seconda parte. In città l'estate più estate e la luce più nera. Uscendo dal ristorante mi accorsi del pallore di lui, appena velato dalla doratura del sole di montagna. Sulla porta di casa Innocenzo mi sembrò improvvisamente un fantasma. Disse: "Sono sfinito". Ma come a suggerirlo soltanto, quasi scusandosi. Il professore, come tutti i professori, era scomparso. Clerici disse: Non c'è più mia moglie, non mi importa di andare in villeggiatura. Dispose per le trasfusioni e venne da noi tutti i giorni, anche due volte al giorno. Avevo per conto mio un handicap. Un imbecille di automobilista, ingegnere milanese, facendo retromarcia senza guardare, mi aveva investita. Nella caduta mi sostenni con la mano destra e l'indomani il medico delle ossa, costatò la, la rottura del polso mi fece un'ingessatura. La mia mano sinistra fu il solo mezzo di cui disponevo. Rachele a ognuno i suoi, disse, era belluno, e anche i portinai dovettero partire, ma non ci furono difficoltà. Per il cibo provvedevo presso fa una favolosa rosticceria. Dal nome Allegro Rossi e Grassi, che fino a poco tempo fa esisteva ancora, forse eh, c'è ancora Rossi e Grassi. Eh, sì, qua da... eh. Non so usare la lavatrice, ma potevo sostituire lenzuola, asciugamani, eccetera, per il lavoro della trasfusione, dando fondo all'armadio della biancheria. Nelle notti il braccio mi pesava. Davvero nulla è soltanto negativo, quella limitazione aggiunta mi inserì meglio nel contesto della situazione, e eh, equilibrò la mia eccessiva buona salute. Lei sta molto bene, mi diceva nel congedarsi il medico delle trasfusioni mi guardava, quasi mi scrutava con stupore e perfino con ammirazione. Compariva di sfuggita il signor Tagliaferri, portava carte della banca posta, più spesso lasciava la portineria, credo, disse Innocenzo, che Tagliaferri non abbia fatto le ferie. Quindi, questo marito alla fine se ne va in, in maniera rapidissima e come, come succede? Quando purtroppo appunto ci lasciano le persone anche più care bisogna comunque sbrigare delle pratiche. Che sono appunto, come scrive Lalla Romano, una specie di prevaricazione. Quella specie di prevaricazione continuò con la signora dell'agenzia, una bionda finta di mezz'età non brutta, ma terrificante, efficientissima. Le ho preparato un annuncio favoloso, io sono specialista con l'epigrafe. Non avevo previsto, ma avevo scritto l'annuncio per mostrarlo a Piero. Lei mi guardò con sdegno, quasi con disprezzo, forse offesa. Introduceva spesso una parola strana che non conoscevo, corsera. Io intendevo che disegnasse un indumento, qualcosa tra corsetto e gorgiera, qualcosa che avesse a che fare con la manipolazione intorno al corpo. Ha pensato al corsera?

E io ero un po' mh, dubbiosa se leggervi questa pagina, che è la pagina dedicata sostanzialmente al, al funerale, però i funerali sono anche riti, e qualcosa da, questo, da questa. Questo breve racconto del funerale si capiscono alcune cose che eh, in questo e negli altri libri di, di Lalla Romano ci sono e rimangono in qualche modo non detti, o detti appunto con questa estrema eh, laconicità e reticenza sua, e forse piemontese, vabbè, non, non importa. Il parroco di San Marco aveva domandato a Serafino, chi sono questi signori che non vedo mai in chiesa? Il portiere toscano rispose. Quando lei viene a benedire la casa, ha mai trovato la porta chiusa? No. E ha sempre trovato la busta? Sì. Ecco. Il parroco aveva saputo del nipote frate e gli telefonò, così l'indomani celebrarono insieme. Quando, in chiesa, quando andavo ancora in chiesa, preferivo il Carmine, che è qua, più pura, di struttura romanica. San Marco era soprattutto musica. In una cappella laterale avevo pianto la messa da, da requiem di Verdi, era morta Silvia, ma è l'emozione della bellezza che fa piangere. Quella mattina del funerale non piangevo, ero di pietra, nemmeno vedevo. Mi rimase impresso qualcosa, l'abbraccio di Carlo Bombieri, arrivato in aereo da Roma, la, la corona delle levi Moltalcini pure da Roma, Esther e sua figlia come sorelle, Lella Solmi, più pallida di sempre per un suo mai sopito d'orrore. Solitaria, una ragazza singhiozzava, si indomita di lacrime. Chi sei?, le ho domandato. Era Leda, la moglie di Ugo. Per noi è morto un padre, disse. Sono gli amici più cari del figlio. Nel banco, tra Piero e Marlene, mi accorsi che Piero si divertiva all'aria con punta, libro da messa in mano della sua ex moglie. Lei non sa, mi bisbigliò, che non si può essere concubina e devota. Non risposi, ma pensai che l'accostamento... Non era inusuale. Con stupore trovò invece buona l'omelia di suo cugino frate. Il tema era la pazienza di Giobbe, la ribellione di Giobbe edulcorata nella versione cattolica, ma espressa con fermezza. Quello che ho saputo dopo da tutti, e che non potevo avvertire dal mio posto, fu il pianto di Emiliano, che era sfuggito alla nonna Elsa disperato lungo le navate. Bruna Cingano cercò di consolarlo. Lui abbracciò Tagliaferri, suo amico, e gli chiese la moneta per scendere, per accendere la candelina. Per il nonno, l'altare dei morti. Adesso per me la pietà della novella di James e la pietà di Emiliano sono per sempre unite nei lumini di San Marco. Quindi abbiamo fatto questa breve traversata ed è diciamo bello perché eh, anche se io non ho letto bene come avrei voluto, però eh, penso che si, si capisca che come veramente una cosa in cui tu puoi comporre una specie di, 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 di puzzle, no? puoi prendere queste tessere. Di questo specie di macro test, specie di macro romanzo di, di famiglia che però oh, rappresenta un mondo, rappresenta le sue inquietudini e ti fa, in questo modo molto icastico, anche vedere i luoghi in cui queste cose avvengono e, e fa. Un, Fa piacere, forse fa anche un po' impressione che siano dei luoghi che non solo di Milano, ma sostanzialmente che qua uh, il, il più lontano lo raggiungi in, in cinque minuti. Ehm... Anche, anche l'Alla Romano poi è stata, ha avuto il funerale in San Marco, dove appunto, come forse qualcuno di voi sa, eh, si span, fanno, uh, si facevano forse più, uh, vabbè, per il covid permettendo, ancora prima del covid, eh, generalmente i, i concerti di. di di musica classica da Chiesa, insomma, gli oratori, i bachiani, quelle cose lì, e dove appunto lei andava molto volentieri. Ehm, quello che si, si intravede in questo pur così laconico e stringato uh, pezzo dedicato al funerale di, 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 del marito, e si intravede una società intorno no? perché eh, che è una società da un, da un lato letteraria vabbè le levi le montalcini erano sue amiche dai, dai tempi di torino erano insomma, fu, i, i cingano erano grandi banchieri cioè quindi c'è sia un, una milano letteraria da una parte sia questa milano della banca commerciale italiana che era, una, diciamo, era un, un, un mondo di borghesia illuminata. E, ed è abbastanza impressionante come questa cosa, probabilmente le, le frequentazioni di Lalla Romano e del marito con questo mondo, che credo fossero delle, comunque delle, delle frequentazioni... Non molto mondane, perché io credo che lei veramente non fosse mai stata una, una, una signora Mondana, né il marito lo fosse, cioè lei a un certo punto anche descrive come lui, pur appunto eh, arrivato così in alto della sua carriera, nelle varie conferenze, cose che faceva la sua banca, si metteva sempre, non si metteva mai davanti, ma si metteva dietro, così, cioè come avessero tutti e due insieme questo tratto di, di, di tirarsi piuttosto. Indietro, e forse lui ancora più di lei. Eh, però appunto eh, lei che nelle sue ehm, elaborazioni rispetto a quello che dovrebbe essere per lei il ruolo di di una scrittrice, di uno scrittore, si rifaceva spesso a una massima di Baudelaire che dice, cito a memoria, quindi non, non, non con precisione, che è meglio essere borghesi nella vita per essere artisti poi nella dimensione dell'arte. E mh, quindi vogliamo, io vi avevo già preparato, pensando che qua non, non, fisicamente non ci saremmo visti e viste, eh, un po' di foto che sono andata, perché eh, un conto è fare un, un, un incontro di un'ora e mezza con, guardandoci in faccia, un conto è parlare davanti a uno schermo, che è sempre una cosa molto più... Mm, Faticosa da seguire per chi eh, anche per chi parla, no? ma, ma a, a maggior ragione per chi segue, e per cui mi faceva tanto piacere metterci in mezzo appunto oh, del materiale iconografico, come si dice, che ho trovato, e che sono delle fotografie fatte a sua volta da un da una protagonista importante culturale eh, di quegli anni e anche lei appunto eh, eh, si, si intuisce donna, no? Carla Cerati, che era appunto una, una famosa uh, importante fotografa e ehm, qui ho si riesce a togliere sta tanto Vediamo se riusciamo a metterlo a schermo intero, un po' non si. Vabbè, insomma. Vabbè, insomma, intanto è anche un più, più per dar l'idea, no? Cioè di... Che di... Cioè questo chiaramente non è che si vedono benissimo. Questo è un, è un foglio di contatto di una serie di scatti fatti da Carla Cerati nel 69, quindi esattamente... Non credo, sai? Vabbè, eh, non, non, non mi risulterebbe, però forse, non lo so... Mm, quindi eh, suppongo che queste foto siano state fatte prima o dopo il Premio Strega e sono fatte eh, nella casa che nelle parole tra noi le leggere viene nominata una sola volta, cioè la casa dove poi lei sostanzialmente ha trascorso gran parte della sua vita adulta in via Brera 17. Mm, si intravedono un po' di. di di libri sullo sfondo e si vede appunto questa, questa signora che si fa fotografare da una brava fotografa eh, in, con questa sua aria molto, molto poco appunto mh, cioè, da, una, da una parte molto borghese ma, ma, ma neanche tanto sciura nel senso molto super sobria ehm, con, con, con un senso di, di sé, anche della de, de non necessità no? de, di presentarsi in qualche modo, che probabilmente eh, era una cosa mh, sua di, come persona, ma forse anche proprio di, 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 di un senso del ruolo sempre di quello che, che era essere scrittore ed essere scrittrici, benché, benché la cosa fosse difficile. Ehm, all'epoca eh, per certi aspetti di più di oggi ovviamente però forse per altri non lo so e, ehm, e quindi questo diciamo così è una testimonianza appunto anche nel suo essere un, un qualcosa che materialmente rappresenta questo incontro no del, del della scrittrice che è diventata in quel momento famosa e della fotografa a sua volta famosa qui non questi come vedete non sono cioè sono due signori che evidentemente non sono la, la romano <ride> però eh, questa è una presentazione di un libro uh, o, o di, un, sì, di un saggio probabilmente del di, di un importante critico letterario che era Pier Giorgio Bellocchio, alla uh, libreria in Audi che eh, a un certo punto uh, scomparve, non so se era ancora dentro Via Manzoni, in, in, in un cortile di Via Manzoni o, o, o se era da un'altra parte, quindi è una, m, foto, m, è una libreria molto all'antica dove si vede sullo sfondo eh, una foto di Antonio Gramsci e i due signori eh, qui ritratti sono a, in un classico appunto scatto di spontanea, eh, sono da una parte con gli occhiali Franco Fortini e dall'altra parte eh, il poeta Giovanni Giudici. Andiamo avanti. No, eh, eh, riesci a mettere quella dopo prima perché... Ok, chiaramente. Perché sono solo queste. Grazie. Vabbè, qua appunto piano piano poi eh, facendo... ecco, vi faccio faticare. Ah, questa è la stessa uh, libreria in Audi che appunto, una di quelle librerie vecchie, pieni di libri sopra, dentro, eh? e, mh, durante la stessa presentazione, dove appunto si vede seduta l'alla la Romano. E siamo, credo, potrebbe essere uh, il 66, quindi quel, qualche anno prima, sempre con col, col filo di, di perle da, 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 da signora, ma non troppo, in piedi. C'è un giovane, eh, allora giovane scrittore, oggi non più particolarmente incalcolato, che si chiamava, forse si chiama ancora felice, eh, Accame. E, mm, e niente, quindi mettete insieme le due foto, vi fate una qualche idea di questo mondo letterario milanese che si ritrova alle, alle presentazioni. Eh? <ride> <ride> e vedi perché non era così vecchierello lì. <ride> E la, la più divertente, anche per, per, per avere un po' questo impatto visivo, e l'ultima, che in realtà è, è, è sempre sc stata scattata dalla stessa Carla Cerati alla stessa mh, libreria in Audi, però mh, nel 63, quando noi due non eravamo ancora nati. E... E ci abbiamo dietro l'alla romano, sempre con, il suo, con la sua pettenatura sobria sobria, con il suo filo di perle, e davanti invece in primo piano una signora che non si sa chi sia, che invece c'è tutta la sua pelliccia e il suo guanto, non solo appunto la, la, la sciura fatta a misura di sciura, con la guanciatura da sciura... <ride> Ed è appunto col visone della sciura, ma dietro c'è un'altra sciura con la pelliccia di Ozelot, direi io, cioè, quindi con, con la vera bestia feroce cioè, che allora si usava ancora. E, e questo in qualche modo eh, sì, è, poss è possibile, mm. sì, sì. C abbiamo un pezzo, di soldati, un pezzo di Mario Soldati, chissà se quella fosse la sciura dei soldati, e vediamo, non lo sappiamo, indagheremo sulla sciura. Però appunto sono questi stili di sciuritudine eh, rispetto appunto alla questione, secondo me, almeno per me è interessante come si ponesse eh, in questo contesto una, do, una delle rare donne che, fa, che faceva la scrittrice, scriveva anche sui giornali, perché appunto lei scriveva poi anche sul Corriere della Sera, eccetera, eccetera. No? E, in questo contesto milanese, perché poi il contesto milanese è un contesto, appunto, che è il contesto che voi avete indagato, è un contesto così diverso da quello romano. E nel contesto milanese di quegli anni, lei probabilmente era la, la figura più una delle rare figure riconosciute, no? E, e, e con uno stile, con un modo di, di vivere, anche di scrivere, come credo abbiano evidenziato queste, queste pagine che abbiamo letto insieme. Molto nordico, cioè, eh? torinese Mi sembra. Sì, cioè, Forse so. anche quella gravita storinese. Sì, cioè Gli tutto scrittori a quel periodo a Milano. Erano anche belli alcolici, alcolizzati e eh? in quel periodo a Milano la scena sì, certo. era molto anche alcol, bar. certo. Hai certo. vissuti, lei probabilmente incarnava la gravita senaudiana eh, qui a Milano. Cioè, si vede anche proprio dal. Assomiglia anche a Natalia Ginsburg. C'è cioè, come una una somatica delle case editrici. Italiane. Sì, tra l'altro appunto, ovviamente c'è anche Natilea Gainsburg che in certo appunto ma Natalia Gainsbourg è stata quella che, che, che l'ha presentato lo strega Natalia Gainsbourg a quanto pare appunto su questo libro sul figlio diceva ma tu come cavolo hai fatto scrivere una roba così sul figlio cioè comunque appunto secondo me le, le parole tra leggere che è un libro che per certi aspetti il eh, disclaimer può essere anche un libro noioso perché va molto molto in, in, in dettaglio no? cioè mh, non è uh, appunto non ha trama ma questo neanche gli altri, eh, però eh, è molto lavorato e, e, e insiste e, e, e usa tanti materiali, però. Eh, a Questo. Un coraggio incredibile da un punto di vista formale e anche da un punto di vista di, di, di se pensiamo che oggi eh, ancora oggi si fa fatica eh, ovviamente ne escono di libri no di, 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 di scrittrici soprattutto che mettono in dubbio il mito della maternità e tutto quello cioè, che, che, che indagano i lati d'ombra della maternità questa signora appunto con quella faccia lì, con, quel, con quei capelli sempre tirati indietro, con quel filo uno di perle in mezzo alle cinure impellicciate, si mette a fare un'indagine in cui mette completamente nudo se stessa, il figlio, e tutto quanto. È abbastanza impressionante, a mio parere. Sì, e con questo io ho, ho finito di, di parlare ho quasi anche finito il mio tempo che però appunto uh, mi sembra bello e buono e giusto che se qualcuno vuole volesse... sì, io una cosa e poi se avete domande secondo me è molto uno dei temi interessanti che negli altri incontri non, non è riuscito è il parlare di sé e dei propri, e dei propri cari no? lì c'è veramente un grande tema letterario eh, c'è anche il coraggio il rischio e la violenza che si fa c'è in una lettera di Thomas Mann dopo aver scritto i Buddenbrock si, si arrabbia tutta l'ubecca si arrabbia moltissimo Lui in una lettera dice l'amore che ho usato per scrivere questo libro è stato un amore di livello diverso più alto anche se voi vi siete offese che è l'amore per la verità ora io su questo ho idee eh, più, cioè, penso che la letteratura possa essere una forma di violenza e che percorrerla implichi una responsabilità. Le pagine che abbiamo letto di Lara Romana in questo senso sono eh, impressionanti e, e non mi stupisce che il figlio l'abbia salutata. Sì, poi, poi se, se io penso che su questa cosa qua... Le... Cioè, dipende anche un po', cioè, diciamo, la fortuna, la sfiga è stato che lei con quel, figlio, con quel libro lì abbia, abbia vinto il premio Strega, perché se fosse stato un libro che, eh, infatti, evidente, la, la, la cosa è totalmente scappata di mano perché è arrivata in una dimensione pubblica così forte... Eh? che tu senti che quel tipo di atto di, 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 di vampirizzazione che la letteratura comporta eh, praticamente sempre, tu dici, ok, eh, tu mi, mi, mi mastichi, mi ricicci di fronte a, a 10.000 persone, di cui magari ne conosco, di cui comunque un certo numero di quelli che posso, posso immaginare già i, i fatti nostri li sanno. Vabbè, sai che c'è, no? però quando poi tutto il mondo ti viene a identificare con questo, con questo personaggio di un romanzo, forse quella cosa comincia veramente a non essere più, no, no, non sai più dove potertela mettere. Tu hai e... detto, detto un'altra cosa: c'è anche l'osservazione, cioè il fatto di essere osservato, cioè. Certo. Il fatto che il figlio, leggendo questo libro, al di là del successo, posso dire che mia madre mi osservava così, quasi come un'entomologa. Eh, eh, questo è un tema della letteratura, che da un lato tranquillizza e vi deve tranquillizzare, nel senso che avete tutto il materiale possibile: basta girarsi tra presentazioni e funerali e, e parenti stretti. E, e voglio dire, eh, il materiale per scrivere un capolavoro c'è. Cioè, e eh, poi, poi sì. scriverlo avere il coraggio di scriverlo e essere capaci di farlo sì vabbè cioè non è che ti ordina il dottore di, di usare i nomi i cognomi di fare, cioè, però, però attenzione cioè non è che eh, a me recentemente è capitato eh, proprio una cosa che capita abbastanza ma mm, se ci si frequenta gli uni con gli altri eh, può, può capitare tra, tra colleghi, no? M M mi è stato fatto leggere un, un libro di, di, di una collega che non conosco particolarmente bene e, e ci ho ritrovato uh, ricicciato sotto mentite spoglie un, un, un amico comune. Al che, dato che appunto non eravamo neanche così tanto in infidenza, ho detto: wow, guarda, questa roba qua mi mette un po' in difficoltà. <ride> Eh, quindi il fatto che eh, se cioè, volete attingere a amici, parenti, conoscenti eh, come è inevitabile fa che facciate, cioè come è giusto che facciate perché sennò no, da do, do dove cavolo la prendete la conoscenza degli altri e, nonché anche di voi stessi se non ah, indagando le relazioni della vostra vita. E, e fate in modo di inventarvi qualcosa se non volete, appunto, prendervi questi rischi mh, di, di trasformarli in modo che non siano, che ne so, riconoscibili, ma si chiamano in un altro modo, perché quello forse può fare ancora più male. Certo la scelta. Perché non hai neanche il coraggio, diciamo così, delle tue azioni. Cioè, io che mh, il, il mio primo libro, che per certi aspetti mh, è esattamente in questa direzione, cioè un libro autobiografico, che è un libro che usa tra l'altro una seconda voce, che è la voce di mia mamma. Cioè io questo, anch'io, come del resto, credo anche l'Alla Romano, cioè anche l'Alla Romano fece leggere il libro prima al figlio. Io il libro mio lo feci leggere mia madre eh, prima di pubblicarlo, anzi, cioè, eh, in realtà, i commenti di mia madre sono poi diventati la cosa probabilmente più bella di tutto il libro, perché cui... <ride> cioè, ha, hanno fatto fare una, un salto di qualità a questo libro. Eh, per cui, se, nel dubbio, che cioè, anche lì c'è un po' mh, da da saperlo, cioè, questo non a prescindere dal fatto che uno voglia usare i, i nomi e eh, dei tratti molto chiaramente identificabili o metterci eh, dei veli, no? cioè, che, che possono essere dei veli più o meno forti, se eh, sentite dentro di voi che eh, in qualche modo state esponendo delle persone eh, di cui vi importa Sufficientemente tanto, eh? prendete, cioè cercate di, di farvi metterle a conoscenza, di farvelo leggere, poi appunto. Oh, eh. Ci sono anche i modi per, per mascherare, nascondere, mischiare anche sì. personaggi che sì, nascono infatti. da pezzi di personaggi diversi. Però, insomma, è una scelta. C'è chi, chi invece sostiene e teorizza il fatto che in qualche modo la verità e la verosimiglianza devono coincidere, e quindi eh, se tu vuoi. Essere vero nella scrittura devi, non devi inventare niente. Eh, io sono contrario a questa idea, mi sembra un'idea limitata della letteratura, eh, però appunto invece c'è quell'altra strada. Sì, se, io guarda eh, che, che ho fatto, faccio un po' un po'. Penso che non sia, cioè all'altezza. Oggi come oggi ti dico questo, secondo me non, non è meglio una cosa o un'altra, cioè dipende un po' quello che devi fare. Cioè i, 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 è ingenuo pensare che sia più vera una roba, un, la storia vera che tu racconti con i nomi veri, cioè, perché quest, cioè, il fatto che secondo me appunto questi libri di, di Lalla Romano siano ancora i grandi libri e forse dei libri per certi aspetti anche se uno ha mh, in, su certi la pazienza di leggerli nei mari estremi è, è veramente molto breve quindi va via molto più eh, facilmente di le parole tra leggere così anche gli altri titoli che ho citato forse sono più, più, più meno ostici per certi aspetti meno, meno densi meno di, di le parole tra leggere e, mh, però lì la qualità di quella cosa lì sta nella scrittura, non sta nel fatto che la mamma ha un rapporto complicato con un figlio eh, di quel genere lì. Sta nella scrittura, sia nello stile, ma ne, nell'aderenza dello stile a, 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 questa, a questa indagine. O al tempo stesso ossessiva, ma anche appunto continuamente nel, nel, capace di mettere a nudo anche se stessi, no? E co con però un, un senso così uh, della misura, no? Che, che ti tiene in piedi, in piedi quella roba lì, perché altrimenti non, non sì, è mica In bello. questo senso è veramente il contrario di Gadda, lei vedete come tutto ora è fatto, come. La parola deve essere, cioè a togliere, Penso Sì, l'altro è sì, sì. fluviale, sì. strasborda, la, la romana è proprio una scrittura rarefatta. Sì, sì, precisa. molto appunto di inlevare. Sì, di bianco. Vedevo qualche qualcuno che scuoteva la testa prima quando si parlava del tema appunto di scrivere dei i propri cari e i parenti, insomma se qualcuno vuole fare dire qualcosa o eh, siamo qui per questo. Intanto vi dico nel, nel frattempo che vi prenotate, se vi prenotate, che comunque martedì prossimo 22 su Instagram facciamo una diretta per rispondere a domande di qualsiasi genere rispetto invece al concorso, ai racconti, a dubbi che potete avere. Eh, dalle 19 martedì 22 eh, sull'account Instagram del laboratorio Formentini. Qualcuno ha qualcosa da dire? Zero. Io vedo un rischio in tutto questo che c'è cioè, nell'idea di, di una letteratura che parla di sé, che in Italia oggi è preponderante da un punto di vista letterario, cioè sembra quasi che la letteratura alta sia in qualche misura autobiografica, debba essere, se si guardano i vincitori del premio streghe, a parte Elena, degli ultimi dieci anni, eh, se, almeno cioè, sei, sette... Perché Mussolini è molto eh, scusate, se no, muoia. Mussolini è... <ride> no, eh, diciamo, la, la maggioranza dei libri che hanno vinto lo stregano ha una forte componente autobiografica negli ultimi vent'anni, quasi che in Italia il fatto di parlare di sé distingua la letteratura più alta da quella, diciamo, di invenzione più bassa. Il rischio che io vedo, eh, e questo è indipendente dal valore letterario, nel senso che nell'autobiografia tu hai la ricerca del tempo perduto di Proust e l'autobiografia di Buffon, cioè il fatto di essere autobiografico non determina il valore o il disvalore di una cosa, vedo però... Un il rischio di un interesse un po' gossiparo, cioè che io legga un libro anche per sapere i fatti di quello scrittore, per avvicinarmi a un personaggio. Eh, vedo in, il rischio che, che l'apparato da star system la, eh, di, diventi più importante del testo e che quindi ci sia il creare il personaggio dello scrittore invece che l'opera. Eh, non, non è automaticamente così, ma quel rischio lo vedo. può essere anche interessante magari per indagare su quella persona, cioè capire siccome parla di sé, quello che pensa, quello che vive, cioè almeno per me l'aspetto così parla mh, poi dipende da quello che si legge, ma è marginale, cioè magari è più interessante comunque mh, guardare in profondità vedendo appunto la persona che parla di sé o di quello che vive nella sua vita. In un romanzo il fatto che si parli di sé o si parli de, dell'umanità, insomma della de, 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 de ve, verità dell'essere uomini, dell'esistere, eccetera, non dovrebbe dipendere dal fatto che quello che si racconta riguarda la vita di chi scrive direttamente, dico, in senso biografico. Non necessariamente, adesso non, non voglio dire che la letteratura che ha a che fare con l'autobiografia sia minore, dico che nell'interesse del pubblico e dei, e de, dei media forse... Questo aspetto un po' del personaggio dello scrittore c'è ed è un po' una, può essere una resa della letteratura. Sì, eh, io non, cre, non credo neanche che sia. Sì, è anche legato al fatto che eh, cioè, certamente se tu pensi che questo in qualche modo si rispecchi nell'opera. Però c'è cioè, appunto questo, questa richiesta dell'essere personaggi come, come scrittori, no? che, che, che è esattamente quella cosa che, eh, che non c'era negli anni di cui abbiamo visto le foto adesso. Cioè appunto questa signora, adesso al di là di quello che succede oggi in Italia... Ha scritto un'opera che per certi aspetti somiglia a quella di, di, di Knosgord o se si dice così cioè appunto non con lo scandinavo con le lingue scandinave non è il mio forte però eh, ovviamente mm, mm, essendo com come figura pubblica pressoché inesistente, no? Eh, oggi se racconti i fatti tuoi o fingi di raccontare i fatti tuoi, eh, ottieni una visibilità attraverso questa cosa qui, oppure eh, comunque anche se non lo fai, ti eh, dovresti raccontarti comunque, eh, ti devi raccontare in qualche modo eh, e, e c'è questa, questa cosa di, di oltre adesso al, al, eh, ai libri autobiografici o, autofix, o di, auto, di autofiction che si darebbe autofiction, però insomma non dic tutti dicono autofiction, mm, la fiction che va in auto. <ride> e, mm, che, che fa più fine che dire autobiograf autobiografia e buffon invece se diventa letteratura è, 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 è autofiction c'è anche questa cosa delle storie vere no cioè è tratto da una storia vera è una storia vera e, e, allora io continuo ad essere una che sostanzialmente non inventa se non pochissimo, cioè che, che si basa praticamente su tutto quello che, che scrivo, si, si basa su cose... Mh, trovata, ricercata, ricostruita, rimessa in pezzi. Mh, vabbè, io sono capace di fare quella roba lì, non penso che sia l'unica cosa che, che bisogna fare, però, eh, più, più lo faccio, cioè più non invento storie, più mi rendo conto quanto sia assolutamente determinante che quel quid che ci mette di più è proprio l'invenzione. Cioè eh, c'è un libro uh, di quelli. Da me parecchi amati dello scrittore spagnolo Javier Secas, che ha fatto uh, 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 che, eh, che che è praticamente l'ultimo in questa scia della, mh, di, di una letteratura che inventa molto poco, che usa a volte la prima persona, che, che eh, mh, ha fatto, lui ha scritto questa trilogia che comincia con uh, so, Soldati di Salamina, eh, Segue Anatomia di un Istante, che è un libro su il fallito golpe militare che c'è stato poco dopo al, la fine del franchismo, per, per ritornare, eh. e, e Anatomia di, di un istante, Cercas l'ha definito un romanzo. Oh, di non finzione, no? Cioè non, non un, no, un relato reale, cioè un, un, un racconto reale, perché effettivamente lui dice io non ho fatto nient'altro che riorganizzare esattamente il materiale mh, storico, vero, no? Ed è un bellissimo libro, cioè proprio una misura fantastica, dopodiché eh, il libro successivo più grosso, intitolato L'impostore, racconta la storia di un... Mm, con lui che si mette in mezzo come colui che sostanzialmente trova questa storia, si mette sulle, sulle tracce di questo personaggio, lo incontra, lo intervista, bla bla bla, bla un, questo Henrik Mark. Che era all'epoca presidente dell'associazione eh, sopravvissuti di Mauthausen, eh, cioè della più grande associazione che si occupasse di, di ehm, sopravvissuti i campi di concentramento nazisti, che in, in Spagna erano per lo più appunto prigionieri politici. e, eh, mh, e ed era presente in tutte le cerimonie, parlava, e faceva emozionare tutti quanti, a un certo punto si salta fuori che, è un, che non, lui non c'è mai stato. Cioè, lui si è inventato di essere stato deportato a, a Buchenwald o Motos, non mi ricordo più dove. E, e quindi in, in, indaga questo impostore no? e dice, io non posso inventare la storia di un impostore, è l'impostore che inventa. e e tu lo vedi che lui sta lì e cerca di tenere. Scusate, la metafora, il culo stretto, puordino, eh, aderire a questa sua mh, impostazione, finché a un certo punto, mh, non so, nella descrizione di qualcosa andava, c'era il cielo così e così, no? ci, ci mette qualcosa, di tutto, oh, ho inventato, e tu senti come dire che il, il racconto si rilascia e, e la cosa in qualche modo ti arriva di più cioè inventare non vuol necessariamente di fare dei plot della madonna tantomeno avere i draghi volanti inventare comincia da cose piccolissime che sono inevitabili per chi racconta qualsiasi cosa vuol dire trovare inventare di fatto, inventare. Quindi qualsiasi cosa voi vi mettiate a scrivere, che siano appunto distopie, fantascienza, mh, storia, crimine o, 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 o i cavoli vostri più stretti, voi comunque inventerete, troverete, troverete qualcosa che ha a che fare con l'invenzione e organizzerete questo materiale. Eh, in un racconto eh, in, in una forma che deve avere un senso in sé, no? Anche se, se anche fosse appunto attinta al vostro vissuto più intimo. E vale anche il contrario, come Esattamente. Dante che inventa tutto, ma poi trova i suoi amici dentro l'inferno, purgatorio e il paradiso. Se non ci sono se nessuno ha da dire nulla io ecco Metterla in secondo piano rispetto al racconto di invece di un, di un racconto autobiografico comunque che riguarda in prima persona. Cioè posso aprire comunque il rischio di, mh, come dire, che, che si sente nel, nel settore culturale, che è quello di eh, escludere quelle voci eh, che non raccontano se stesse proprio perché non hanno vissuto eh, la storia del personaggio. E quindi c'è cioè che poi anche il discorso dell'appropriazione culturale, diciamo, che cioè per quanto riguarda la letteratura, ma l'arte in senso più ampio, eh, cioè penso che sia proprio la base, no? Cioè l'appropriarsi attraverso l'invenzione di storie che non sono nostre, che non ci appartengono, almeno direttamente, perché poi scavando penso che si cioè che emerga la voce dell'autore, però... Mh, no, ecco, questo è... Sì, sì che cioè, chiunque no, io può vedo raccontare di chiunque. Quello che, che, che... Sì, ma adesso io non volevo dire che, come dire, è una... No, sì, sì. no, quello che voglio dire è che è, è più una, una critica, diciamo così, all'ambiente alla, all culturale e, e anche allo, allo sguardo di un certo pubblico che... Al fatto che giustamente c'è chi scrive raccontando di sé, c'è chi scrive invece inventando i draghi, ed è giusto che sia così, o mischiando certo. no, le cose. tutto vero o no. Eh certo. Ma io ho l'impressione che questo avvenga perché se tu dici quello che racconto ha valore perché è vero, perché l'ho vissuto, allora, eh, allora tu stai come affermando che la verità della tua letteratura è la, la, la vita, che è un po' l'implicito in certe narrazioni. In uno sguardo sì e poi non puoi, puoi stupirti incazzarti se la mighiera si, si incazza eh, ti, e dice oh, guarda che tu stai guardati. mistificando. Eh. 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 Mm. però è tutto fuori dalla letteratura questa cosa qui cioè è come un dibattito che, che non, non non sta nella letteratura sta un po' in uno sguardo oh, sì. sì sì è giusto Quello che ha fatto Carrer serviva. Sì, ma Carrer che è un gran, grandissimo scrittore, perché ah, pochi come data... lui sono in grado di raccontare. In realtà però è, è, è il tipico esempio di uno scrittore che ha costruito il personaggio insieme alla sua opera. E quindi quel personaggio è quello che va in intervista, ha vissuto lo tsunami, sì, sì, eh, le vite. Sai che eh, a me del fatto che Carrer sia sicuramente molto un personaggio, anche molto amato, bla bla bla. bla e anche c'era tutto un dibattito uh, quando uscì yoga, no? Su, ehm, in cui, come spesso succede, eh, oggi va forte la parola narcisismo. Ora, eh, fare questo tipo di lavoro senza metterci i, la, la propria parte narcisistica, eh, che può essere configurata in tanti mo modi diversi, anche molto, molto diverse da quello che, che sarà quello di Carrera, Praticamente impossibile, cioè, come non ne sono così come i tennisti hanno cioè il gomito del tennista. Noi abbiamo da qualche parte un, 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 un ci giochiamo la nostra parte di narcisismo facendo un, un lavoro creativo. E, però, lui veramente è tanto. cioè è, A me quello che, che non convince, soprattutto di, di yoga, è, è che. Che il, il modo in cui lui mh, che dice: Guardate, io prendo la materia nuda, cruda della mia vita e, e con quello vi incanto, perché in realtà c'è sotto queste, queste scritture, tutte queste scritture, anche un problema reale. Sentito dalla letteratura contemporanea che è un po' quanto io riesco a far credere alle storie, no? Cioè il, le, le le storie inventate funzionavano con la forza di quello che si chiama uh, sospensione dell'incredulità. Ora, eh, se noi oggi abbiamo storie che c'erano ovunque, no? Da, da, dal CIA, allora Mm, facciamo più fatica a, a, fa, a, a farci tirare dentro nell'incanto delle storie quando queste arrivano attraverso un mezzo che ci chiede anche qualche mm, esercizio di immaginazione e di fatica di tempo in più, come sono i libri. Però forse poi i libri che vendono sono Harry Potter, sono i gialli e la gente si ammazza di serie. Cioè non, io ho paura no, no, che, vabbè, è quello che. In... la letteratura si, si ritiri, di, di io trovi anche un po', vabbè, di dibattito del Novecento, Virginia Woolf che diceva la trama fa schifo, insomma, non serve, eh, che però ci sia un, anche un fondo di snobismo verso le storie della letteratura, per cui se racconti una storia sei meno eh, scrittore che se, eh, che se non la racconti. Io penso che sia perdente come atteggiamento, ma indipendentemente dall'opera. Eh, perché appunto poi le storie vengono raccontate, ci si abbevera su Netflix le storie. Sì, sì, ma Salvo no. che poi non arrivi Elena Ferrante che siccome racconta bene, eh, vende milioni di copie. Ma racconta come Dickens, non è che racconta inventandosi una cosa. No, no, certo, certo, però appunto dato che probabilmente oggi c'è un po' di so, tanti che dicevano no, quella roba di non la sappiamo fare cioè quello proprio di, 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 di attivare la grande macchina di fare le grandi macchine eh, racconta storie non è, non è mica tanto semplice cioè, eh, tu ci sei Harry Potter, cioè Harry Potter. Non so, un certo momento, oh, forse quando mio figlio era piccolo, siamo andati noi quei posti dove ci sono tipo, non so, Madame Tussoso, una roba del genere, dove vedevi tutte queste figure d'invenzione. C'era Harry Potter, ho detto, eh, c'era Harry Potter e Jack Sparrow. Dico, cacchio, questi sono gli unici due personaggi, diciamo così, che hanno creato qualcosa del nuovo. hanno sono, hanno creato un immaginario nuovo, nuovi eroi, perché tutti quelli della Marvel li stanno ricicciando da, dai, dai comics Marvel di allora, no? cioè sono lì che, che stanno ri, ribangando, ri, ri, ripompando roba in, il cui nocciolo immaginativo è vecchio, vecchio. Quindi cioè, quando, se quando ti riesce a fare una roba del genere chiaramente non, non si può che eh, no, andare Jack Sparrow gli, gli, gli è venuto fuori per sbaglio come si sa eh, però sono qua andiamo veramente fuori tema quindi proprio mh, avere la forza di, di imporre qualcosa eh, con la forza delle storie con la forza dell'immaginazione è ben dura no? Allora cosa fa eh, lo scrittri, la scrittrice lo scrittore che non crede di avere questa forza, eh, tra le altre cose, no? Dice: vi racconto con, con grande perizia stilistica i fatti miei. Venite, siori e siore, vi racconto i fatti miei che sono veri, verissimi, no? E e lì dipende da come, te, da, da come li racconti, e, e, e tra, tra buffon e Proust, C'è tutta la letteratura. Tutta la letteratura. Cioè, mh, e il problema, secondo me, appunto, pro, mh, anche di, su una roba come, come la valutazione su yoga, non è tanto che. Mh, quanto lui fosse stronzo con la moglie o quanto lui cioè non, non siamo noi tenuti a fargli la diagnosi da, da psicologo quanto lui sia sia mh, affetto dal da narcisismo grandioso ma quanto quella roba lì diventa la sua scrittura perché se tu o nella tua scrittura quella roba lì la fai, te la fai prendere troppo la mano, io dico: beh insomma, ne hai scritti di meglio, caro Kerrer? Perché qua si, si, si vede no? che ti lascia un po' troppo andare, c'è cioè un po' troppo piacione, c'è un po' troppo paraculo. Scusate, sempre il francese, e... E, e, e quindi, e tutto questo viene registrato <ride> su internet. Grazie, su Instagram va bene. <ride> ah. Elena Janec, grazie a tutti. Eh, Farei un applauso, eh, grazie.